Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi io, Genatoi Cody, che probabilmente conoscete già, vi parliamo di come trasformare l'età del cane in età umana. E dipende molto anche dalla taglia, quindi è un calcolo un po' approssimativo, però comunque in media possiamo arrivarci, quindi restate con noi. Il primo metodo è quello che quando il cane ha 1 anno ne ha come 15 umani. Quando toccano 2 anni se ne aggiungono 10, quindi ne ha 25, e nei successivi anni se ne aggiungono sempre 3. E un altro metodo è quello di partire quando il cane è 1 anno, ne ha 14. Cody? Ok. Poi a 2 anni ne ha 10 in più, e nei successivi anni se ne aggiungono 4. Ma questi metodi sono un po' lunghi perché alla fine non si è accorto della cosa più importante, che come avevo già detto è la taglia. Infatti, quando il mio cane ha 7 anni, ma di taglia piccola, vivrà ancora tantissimi anni, perché ne può arrivare anche a 20, ad esempio il barboncino. Mentre un alano a 7 anni è già vecchio e è già, insomma, ha già vissuto la maggior parte della sua vita. Quindi, solitamente i cani di taglia piccola vivono di più. Quelli di media hanno una media, e quelli di taglia grande e gigante molto meno. Ovviamente non dipende solo dalla taglia, ad esempio se un cane vive in salute vivrà di più, se invece un cane vive di stenti ovviamente vivrà molto meno. Io e Cody speriamo che il video vi sia stato utile, lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non perdervi i prossimi video e adesso inserirò una scheda in cui vi chiederò l'età del vostro cane. E quindi se volete rispondete, così facciamo un sondaggio e vediamo quanti anni hanno umani i vostri cani. Ciao!